La Giovanna voleva Shari, invece no, il grafico. Perché con Shari ti distrai. Invece col grafico rimani concentrata. Allora, questa sera la Jo non vuole pedalare. È fortunata perché non si fa tanta fatica. Una salita iniziale, ma leggera leggera, un recupero e una pianura finale. Arriviamo, massima frequenza cardiaca semplicemente a un 75%, un fondo, quindi ci scaldiamo, arriviamo al 75%, facciamo scendere la frequenza cardiaca con il recupero, ritorniamo al 75% e finiamo la lezione. Questa parte qui sarà tutta pianura, 110 pedalate al minuto. Bene, precisa, precisa. Sappi, Jo, che si sono lamentati che le mie lezioni sono troppo soft. Sì. Perché non sono qua? No, spinning. Martedì era tranquilla? Perché sei allenata? 110 le pedalate al minuto? A me non sembrava tranquilla quella di martedì. Anzi, anche perché Stefania, più del 90%, dove vogliamo andare? Pedalate! Diminuiamo la velocità, 80 al minuto, aggiungiamo resistenza. Aggiunto un po' di resistenza. Pian pianino, 65%. Non ho capito, sai. Anzi, no, ho capito. Già arrivato e volevo chiamarlo Paolo. Come te? Così. Poi mi ha detto Mauro. E io gli ho detto, ma sei sicuro? Leggeri, leggeri.
perché martedì sera era in difficoltà, non aveva la borraccia blu. Le cose blu mi spaventano un po'. Sono 55 minuti.
arriviamo al 75% e dopo recuperiamo, ok? No, non dobbiamo recuperare, dobbiamo arrivare al 75%, Giovanna. Forza sui pedali! Silvi! Giusto.
guarda in bocca. Ha dimostrato che io
che anzi che voi non siete sciurette. Tanto rispetto per le sciurette, perché voi siete le sciurette che in raggiella superate i ciclisti. Con il cestino pieno davanti e dietro. Aggiungiamo resistenza. E si va. 110 pedalate al minuto, si risale e si mantengono fino alla fine. Sarà un po' noioso perché rimarremo in sella, però cercate di lavorare sulla velocità della pedalata, sul bilanciamento. Devono spingere tutte e due, non solo quella che tiene il tempo, ok? Quindi concentratevi, concentratevi, cercate di prendere il ritmo. Ti deve venire un leggero fiatone, leggero fiatone, e devi essere capace di parlare, quello sempre. Vedo due.
addirittura salire in valle, però... Come va? Proviamo a cambiare la gamba che tiene il tempo. Io lo tengo con la destra solitamente. Provo a tenerlo con la sinistra. Concentratevi. Paolo, dove sei? Dimmelo. Bravo. Bara? No. Abbiamo il testimone. Nicoletta, pensa alla polenta. Cerchiamo di bruciarne almeno metà. Non tutta, eh. Pensando al cardio. Facciamo pubblicità come il mio. Perché in verità io sono andata per prendere un cardiofrequenzimetro nuovo. Spinning, quelli con la fascia sono più accurati, le prendono meglio, più preciso, però il problema è che io lo uso anche per il corpo libero e quindi una fascia per fare addominali, no, mi brucia la schiena perché è sfregato. Sulla schiena un disastro e allora ho preso questo senza fascia. Faccio pubblicità, avevo preso su Amazon uno così, l'ho mandato indietro perché con questo qui funziona con l'applicazione del cellulare e non si interfacciava neanche, una schifezza. Alla fine sono caduta su un Polar, la marca Polar. Come questo? E sono comodissimi. Bene, pensate di chiudere, di aprire? Niente. Cos'hai male? Fa niente. Quando ti alzi ti passa. Pazienza, questa è bellissima, guarda, senti la musica che non senti più niente. Anzi, visto che è talmente bella, secondo me ancora un briciolino, perché credo che ormai ci siamo abituati alla velocità e magari la frequenza cardiaca scende un goccettino. Noi con un briciolo di resistenza la riportiamo in alto. Due le gambe, ok?
Mi raccomando, non rallentate. Concentratevi sulla musica.
aggiungiamo resistenza. Ci alziamo, 55 pedalate al minuto. Su. Dopo tutta questa gran pianura abbiamo la salitella di casa. Pedalata,
caldo leggermente. Ma pensa che effetto sauna. Tutto aiuta per la polenta e il formaggio. Ah beh, allora. Adesso non sentire i consigli della Giovanna, No, perché due piatti e rischi poi di non dormire questa notte. Fai uno abbondante e morta lì. Pian piano si rallenta fino a fermarsi. Stacco i pedali, scendo dalla bike.